Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Posso farti questo esempio, perché prendiamo la cella per antonomasia del 41 bis, quella in cui andò Totò Riina all'Asinara. Ecco, quella cella lì, io l'ho vista. Siamo andati, i miei studenti facevano da guida all'Asinara per i turisti che andavano a vederla. È una cella che è grande 4 volte la stanza da cui ti sto parlando. È quella in cui lavoro, studio, scrivo, telefono, sento musica, passo la giornata quando non sono in università. Questa era la cella con le grandi restrizioni, con la mancanza di rispetto dei diritti umani del capo di Cosa Nostra, cui aveva fatto le carneficine. E non dimentichiamo che i fratelli Graviano hanno fatto 2 figli in carcere al 41 bis. Quindi c'è anche questo problema. Qual è la forma di attuazione del 41 bis? E c'è il problema invece di capire a quale tipo di persone, a quale tipo di comportamenti sia applicabile il 41 bis. Se tu non comandi una struttura gerarchica orientata a commettere reati e reati di quel livello, è difficile. Se io sono un riferimento ideologico, posso parlare, ma non do degli ordini. È una cosa diversa. E io credo, naturalmente, se commetto dei reati poi li pago, ma un conto è pagare i reati che si commettono, un conto è andare al 41 bis che, ripeto, non ha una funzione afflittiva ma protettiva della società. Questo è differente. E secondo me c'è molta confusione su questo.